Ciao, sono Zane di Turbolab.it. In questo video vorrei commentare rapidamente la giornata di oggi sull'andamento delle criptovalute, perché abbiamo assistito ad uno dei più grandi impennamenti di prezzo degli ultimi mesi. Scusami se la voce non è un granché, ma sono ammalato da una settimana. Dunque, l'andamento del prezzo, l'abbiamo visto tutti nelle ultime ore, è veramente decollato. Un po' tutte le criptovalute sono in positivo, guidate soprattutto da Bitcoin, che rispetto alle ultime 24 ore ha fatto un fortissimo più 14%. Scorrendo un po' le prime posizioni, le prime 20 sono più o meno tutte in verde. Ci sono poi stati alcuni picchi incredibili come queste criptovalute che francamente non conosco, l'ottimo Steam performance del 43%, Omisego, ottimo progetto, è andato molto bene, però diciamo che gli andamenti di prezzo sono tutti in positivo, guidati di nuovo, lo ripeto, dal Bitcoin che tira come sempre tutto il mercato. La prima cosa che si stanno chiedendo in molti è a che cosa sia dovuto questa improvvisa e repentina impennata nei prezzi. Il buon CoinDesk riporta appunto che i prezzi sono saliti di circa $1000 in appena 45 minuti, quindi una performance verso l'alto che non si vedeva da molti mesi. Le motivazioni, dicevamo, sono molteplici. C'è chi parla ad esempio di una liquidazione di tutte le posizioni short, quindi il prezzo si è impennato e gli automatismi hanno cominciato a vendere automaticamente le posizioni di tutti coloro che stavano scommettendo contro il prezzo in discesa delle criptovalute e soprattutto di Bitcoin. Questo ha fatto sì che scattassero altri automatismi che appunto hanno comprato a vendere, e come al solito succede, come abbiamo assistito molto spesso negli ultimi mesi per quanto riguarda il mercato delle criptovalute, non appena si innescano movimenti o in positivo o in negativo i prezzi hanno degli andamenti molto forti in quella direzione, appunto perché partono in automatico tutti i bot che vendono, oppure come in questo caso cominciano a comprare e a comprare e a comprare, spingendo appunto in alto il prezzo. Ci sono anche state alcune buone notizie, tra cui Mastercard, che ha iniziato ha potenziato l'assunzione degli specialisti in blockchain per abbracciare questa tecnologia, quindi anche sui circuiti di carte di credito tradizionali. Altre buone notizie, appunto Voz di Apple, ex Apple, adesso Facebook, tra l'altro è uscito di nuovo da Facebook, ha portato di nuovo, è sempre stato un grande sostenitore del Bitcoin, appunto adesso ha detto che lui è un matematico e ovviamente essendoci una quantità di Bitcoin prefissata a 21 milioni vede la criptovaluta come un ottimo investimento, quindi buone notizie anche in questo senso. Ovviamente, come sempre ci succede quando ci sono movimenti di prezzo molto repentini su Reddit, la gente si sta lanciando un pochino fra scherzi e supposizioni su quali siano le motivazioni. C'è chi qui segnala appunto l'ottimo servizio di CNBC dell'altra sera, che parlava appunto nel linguaggio giusto e dava una prospettiva positiva. Ovviamente non può mancare la monetina sulla giostra che va verso l'alto, appunto sulle montagne russe, come sempre avviene in questi casi. Altri appunto parlano della vendita delle posizioni short con questa vignetta e questa animazione distruttiva contro chi appunto aveva scommesso contro Bitcoin. Di nuovo, quindi l'andamento e il rumore in generale che si respira su Reddit, soprattutto su ArbitCoin, come in questo caso, è molto positivo. C'è chi segnala anche un volume di vendita fortissimo, si parla di record di volume, record storico di volume per singola ora in acquisto. Quindi di nuovo notizie positive che sicuramente hanno spinto verso l'alto sia per quanto riguarda gli acquisti dagli investitori istituzionali sia che dal pubblico retail come noi. Di nuovo la posizione e le motivazioni sono molteplici, probabilmente non c'è una singola causa scatenante, ma appunto tutte queste cose messe insieme e soprattutto il fatto che, ripeto, una volta che partono i primi automatismi è una valanga sia in ascesa che in discesa, ha portato a questa situazione di forte positività.
Guardando il grafico, una cosa che però non dobbiamo dimenticare è che, appunto, concentriamoci, anche se non siamo esperti, sulla lettura dei grafici su questi ultimi giorni. C'è stata questa candela verde molto positiva, supportata anche da volumi molto forti, quindi oltre ad esserci stato un rialzo di prezzo, c'è conferma anche per quanto riguarda il numero di monete scambiate, che è sicuramente in positivo. Ciò premesso, non dimentichiamo però che un'altra argomentazione che può essere forte è che già il mercato da un paio di giorni stava muovendo in una fase orizzontale, quindi si stava un pochino tastando il terreno per vedere se il prezzo poteva reggere sui valori attuali, quindi è naturale che ci possa essere stato un movimento in una delle due direzioni. Fortunatamente in questo caso è stata positiva. Il mio focus in questo momento però è: non dimentichiamo che, appunto, siamo scesi moltissimo dai record di dicembre, quindi questo da un lato può essere innanzitutto una delle motivazioni che hanno portato al movimento positivo di questi ultimi giorni. Dopo una fase di forte discesa dei prezzi, c'è sicuramente chi ne approfitta e chi compra quando il prezzo, appunto, mostra stabilità attorno ai 6.000-7.000 dollari, come è stato in questi ultimi giorni, quindi un trend positivo dovuto anche all'andamento del mercato. Ciò detto, mi sembra importante non dimenticare comunque che abbiamo perso quasi il 60-70% sulla capitalizzazione totale, anche perché in questo momento Bitcoin sta ricominciando a perdere un po' la sua dominance, quindi le criptovalute alternative stanno iniziando a recuperare. Ciò detto, non perdiamo d'occhio come sempre il quadro generale del mercato. Abbiamo perso moltissimo, abbiamo cominciato a recuperare, ma sono solo pochi giorni che il mercato ha iniziato la fase di recupero. Questo significa che probabilmente che siamo all'inizio della nuova fase che ci porterà al rialzo, ma è anche bene non farsi troppe illusioni. In questo momento sono solo un paio di giorni, lo ripeto, che stiamo muovendo verso l'alto, quindi non c'è ancora un trend che possa essere ben definito verso il rialzo. Non mi stupirei se nei prossimi giorni ci fosse comunque uno scivolone di nuovo verso il basso, per poi eventualmente ripartire verso il rialzo. Anticipo la domanda: un buon momento per comprare? Non lo saprei dire, nel senso che se avete già allocato una buona cifra in Bitcoin, come ho già detto, potrebbe essere circa un migliaio di euro, non è certamente il caso di esporsi oltre, indipendentemente da come sia andato il mercato, anche perché, se proprio vogliamo dirlo dal punto di vista dell'analisi tecnica e della strategia degli investitori, acquistare dopo che c'è stato già un più quasi 20%, lo vediamo qua, su Bitcoin, potrebbe non essere una buona strategia. Quindi la mia posizione, anche perché io già comunque sono completamente allocato sulle criptovalute, non ho più soldi che desidero investire in questo mercato, non farò nessuna operazione. Per chi dovesse ancora entrare, di nuovo, secondo me non è un buon momento, proprio perché il mercato ha già guadagnato moltissimo. Aspetterei i prossimi giorni per vedere se c'è una piccola discesa che ci permetta pure di entrare prima del prossimo rialzo. Da Zane di Turbolab.it è tutto. Come sempre, se il video ti è piaciuto, ti chiedo di cliccare mi piace qui sotto, per me è molto importante, quindi grazie in anticipo se lo farai. Per ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video, ricorda anche di cliccare sul grande pulsante rosso iscriviti, che trovi sempre qui sotto, e sulla piccola campanella che si trova di fianco. Al prossimo video, ciao!